Famiglie con bambini sono anche loro sedute ai tavoli da pranzo nel palazzo della Curia di Napoli. Il pranzo di Capodanno, servito tra gli altri dal cardinale Crescenzo Seghe e coordinato dalla Caritas diocesana, registra la loro presenza e conferma le nuove povertà, che si sommano a quelle dei senza fissa dimora, extracomunitari e persone sole. In totale 300, oggi nel salone del palazzo arcivescovile di Napoli. Dire che purtroppo c'è un allargamento della povertà, i nuovi poveri, perché tante famiglie che purtroppo oggi non riescono più a mettere un piatto caldo sul tavolo, e quindi anche loro si prendono parte a queste occasioni. No, non tutti, non sempre tutti hanno il coraggio di essere presenti, perché c'è ancora per molti un senso di vergogna, cioè quelli pensi sono redditi. Dal palazzo altri poveri. I precari dei progetti regionali BROS, circa 2.900 persone, che rivendicano assunzione e stipendi dopo anni di promesse non mantenute.